Mancano poco più di 2 settimane all'inizio delle lezioni e le scuole si stanno dotando di tutte le misure necessarie per poter ripartire in sicurezza. A tal proposito, abbiamo qui con noi il dirigente dell'Istituto Italo Calvino di Catania, Salvatore Imperlizzeri, che ci spiega come la sua scuola abbia proposto di utilizzare come mascherina una mascherina innovativa, una mascherina trasparente che potrà garantire senz'altro la sicurezza richiesta, ma allo stesso tempo avrà un effetto benefico sugli alunni. Allora, professore, ci spieghi qual è proprio il beneficio di questa mascherina? Per quale motivo quindi la scuola ha deciso di comprare questa tipologia di mascherina? Sì, la ricerca di una mascherina di questo genere è nata dall'esigenza di permettere ai docenti e soprattutto ai bambini più piccoli di poter vedere in viso e riconoscere la maestra. Perché è chiaro che con una mascherina chirurgica questo risulta un problema per i piccoli. Allora, non è stato facile trovare sul mercato una mascherina del genere perché bisognava coniugare da una parte questa esigenza, cioè quella di permettere ai bambini di riconoscere la maestra, ma dall'altro anche di garantire la sicurezza. Quindi questa mascherina trasparente con una certificazione TOC riesce ad offrire questa duplice opportunità. Quanti pezzi avete acquistato? In base alle indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico, noi ci siamo orientati per i più piccoli, quindi per le maestre dell'infanzia, per il personale collaboratore scolastico e anche per i docenti di sostegno, che hanno ovviamente questa esigenza di farsi vedere, tra virgolette, no? E quindi ne abbiamo acquistato in base al nostro organico di circa 160-165 operatori, ne abbiamo comprato una metà di quelle che servono. Ma sono già arrivati a scuola? Sì. Allora, sono già arrivate a scuola perché le abbiamo ordinate per tempo, visto anche il periodo ovviamente estivo, è stato un po' complicato, ora sono già disponibili e li daremo come dispositivi di protezione individuale a rientro al 1° settembre ai docenti che ovviamente che rientrano in questa categoria che prima ho citato. Ci spiega quindi Sì. il funzionamento. Sì, naturalmente noi abbiamo valutato gli aspetti certificativi. Nel senso che la ditta doveva dare sì il prodotto, ma ovviamente associando una certificazione. E come funziona? Ed è naturalmente tutti i requisiti di legge, naturalmente l'abbiamo anche fatto vedere al medico competente, al nostro RSPP, per avere la conferma che fosse rispondesse ai requisiti richiesti. La maschera, come vedete, intanto è trasparente, quindi indossandola permette una visione del viso chiaramente completa. Però a vantaggio rispetto a una mascherina chirurgica ha questo filtro che una volta inserita, ecco qua, permette all'operatore, quindi al docente, di indossarlo tutto il tempo senza il problema dell'anidride carbonica che si sviluppa e quindi permette di respirare normalmente. Ecco, nello stesso tempo è migliore di una stessa mascherina chirurgica che ha ovviamente dei limiti e quindi è superiore come sicurezza rispetto, ripeto, alla mascherina chirurgica. Quindi noi abbiamo trovato un ottimo prodotto che risponde ai requisiti richiesti, anzi risponde meglio ai requisiti che ci sono stati già imposti dal Comitato Tecnico-Scientifico e dalle direttive, diciamo, governative e ministeriali. Invece, per quanto riguarda i banchi innovativi, la vostra scuola ne ha ordinati? Quanti ne ha ordinati eventualmente? Sì, allora noi abbiamo ovviamente richiesto al Ministero i banchi necessari, monoposto, però abbiamo anche richiesto i banchi cosiddetti innovativi, quello che tutti conoscono come banchi con le rotelle. E in realtà su questo punto io però prima ho chiesto ai docenti interessati se avessero voluto questa tipologia di banco. C'è chi lo voleva, c'è chi non lo voleva, quindi ho rispettato le loro scelte e quindi ho ordinato anche una parte, piccola parte di questi bagni, anche per fare delle esperienze pilota, perché questa tipologia di banco richiede anche una capacità di governare il gruppo classe e
affinché rispettino quelli che sono ovviamente, diciamo, quello che noi chiamiamo tecnicamente il setting dell'aula, rispetto a quello che è naturalmente il banco fisso, che invece chiaramente non comporta problemi di questo genere, di movimento da parte degli alunni. Quindi i banchi noi siamo in ogni caso pronti, non sono ancora arrivati. Abbiamo però tutto pronto, non appena arrivano li andremo a sistemare nelle aule e quindi noi garantiremo regolarmente il servizio con molta serenità, nel pieno rispetto di quelle che sono le regole e quindi mi sento di dare molta fiducia a tutti, sia gli operatori che sono anche preoccupati, ma soprattutto ai genitori che possono lasciare in sicurezza i loro figli.